Questo video tutorial ha lo scopo di completare la visualizzazione della home page. E ora noi vediamo la pa prima pagina del sito modello, quello completo, e vedete che nella parte inferiore della home page noi troviamo tre elementi su fondo azzurrino che hanno uno strano simbolo, no? Quello su fondo arancione. Cosa rappresentano questi simboli? Cosa rappresentano questi contenuti? Rappresentano un automatismo che ci consente di vedere le ultime notizie pubblicate nella categoria News da USR Lombardia, da USR Milano e da porte aperte sul web. Tutto questo viene realizzato grazie ai cosiddetti feed RSS che consentono appunto la distribuzione dell'informazione da un sito all'altro. In realtà questo è un qualcosa di molto più, diciamo, elaborato e lo vedremo in un secondo momento quando metteremo la pagina apposta RSS che ci consentirà di distribuire tutto ciò che noi pubblichiamo a livello di articoli, sia a livello generale sia a livello aggregato per classe, cioè avremo la possibilità di dire tutti gli nostri articoli piuttosto che distribuire soltanto le circolari, piuttosto che soltanto i riassunti, scusate, le news oppure gli articoli categorizzati sotto forma di studenti oppure taggati in un particolare modo. In questo modo il cittadino si può abbonare ai feed che sono più vicini ai propri interessi e essere costantemente aggiornato su quello che viene pubblicato nel nostro sito. Poniamo, non so, un docente che è interessato in matematica potrebbe abbonarsi a tutte le notizie pubblicate nel nostro sito, in più a quelle solo per i docenti, in più solo quelle che parlano di matematica. Bene, adesso prima di vedere come gestire i feed RSS all'interno del proprio sito, vediamo come prelevarli da altri siti. Per fare questo utilizziamo appunto dei particolari widget che vengono gestiti nella nostra home page. Bene, andiamo sul nostro sito e andiamo nel pannello di amministrazione e successivamente andiamo su widget. E in pratica noi utilizziamo, no, questi tre elementi, sotto home 1, sotto home 2, sotto home 3, che sono stati realizzati proprio per ospitare questi tre contenuti. E andiamo a trascinare il widget RSS che ci chiede alcune informazioni, l'URL. Allora, immaginiamo di voler mettere le informazioni dell'ufficio scolastico per la Lombardia. Andiamo sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it, andiamo direttamente su RSS e vedete, no, che noi abbiamo tutte le comunicazioni che sono inserite con un loro particolare URL. Clicco su questo, ecco che sono, questo è proprio l'URL del feed. Adesso noi non lo vediamo perché nell'area di registrazione, quella superiore, non la si vede, però io attualmente la sto copiando e vado a inserirla all'interno del widget. E qua mettiamo il titolo, US Lombardia, poniamo, comunicazione, non so. Quanti, poniamo che ne mettiamo soltanto 5, non mettiamo il contenuto di voce, non mettiamo l'autore, mettiamo solo la data, salva. In modo analogo andiamo a mettere nel secondo spazio un secondo RSS che ci prende le informazioni da non comunicazioni ma poniamo dalle notizie in evidenza. Questo lo so perché nel sito Ufficio Scolastico Regionale noi abbiamo separati gli articoli riferite alle circolari tra le comunicazioni, ci sono le circolari ordinarie e quelle invece in evidenza che spesso sono decreti o comunicati stampa o qualcosa che posizioniamo con maggiore rilevanza. Qua scriviamo USR Lombardia e poi mettiamo in evidenza. Quanti ne vuoi visualizzare? Anche qua 5 con le date.
Ok, poi andiamo a prendere anche quelli di porte aperte sul web. Quelli porte aperte sul web li andiamo a prendere direttamente da qua. È www.portaapertesulweb.it/feed, sono quelle generiche che WordPress dà a qualsiasi sito, quindi non categorizzate, ma quelle che sono solo articoli. Andiamo a inserirlo qua nel terzo spazio. Ecco, vedete che io adesso qua non ho più tanto spazio e fatico a trascinare da un punto all'altro. Teniamo conto anche di questo aspetto, che anche adesso è un aspetto di accessibilità. Beh, WordPress consente di modificare impostazioni schermo e di attivare la cosiddetta modalità accessibile. In questo modo non si va più da un widget disponibile al suo posizionamento attraverso il trascinamento, ma attraverso una modalità più semplice. Dal punto di vista motorio, perché appare qua, vedete, no? Il tasto aggiungi e in automatico noi riusciamo a fare l'operazione che indicavamo prima. Mettiamo l'URL, mettiamo il titolo, porte aperte sul web, gli articoli da visualizzare che saranno 5 con le date, ma in questo caso dobbiamo dire dove, perché non avendo trascinato lui non può sapere in quale zona andiamo a metterlo. Andiamo a metterlo nella sotto home 3. Salva widget e andiamo a vedere l'esito di tutto questo. Visualizza sito. Ecco, vedete, no? Che noi abbiamo creato, no, questi tre elementi che consentono a chi va nel nostro sito di essere aggiornato su quello che capita in tre siti di riferimento. Ovviamente se uno sta facendo il sito, non so, nella provincia di, poniamo, di Roma, magari mette USR Lazio o altro. Peccato che il Ministero non rilascia i feed, per cui siamo costretti a mettere soltanto feed di siti che invece implementano questa utile e importante funzione.